Quella di Bari per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara è stata una tappa non banale, non solo per sostenere la candidatura a sindaco per il centrodestra di Fabio Romito, ma anche per fare il punto della situazione sul sistema scuola. Oltre 1 miliardo di euro investiti per la Puglia, oltre 54 milioni di euro per quanto riguarda il territorio di Bari. Molta attenzione viene posta sul mantenimento degli edifici scolastici e sulla realizzazione di quelli nuovi, seguendo anche i progetti del ministro Bianchi della precedente legislatura. L'ho mandato a tutti gli enti locali, l'ho tirato fuori dal cassetto e l'ho fatto mandare a tutti gli enti locali. Mi auguro che comuni e province vogliano ispirarsi nelle costruzioni delle nuove scuole con i soldi che noi diamo a queste regole, perché sono regole veramente molto molto avanzate. Un altro aspetto che il ministro Valditara ha sottolineato è quello della legalità, legalità che fa rima con il rispetto di figure come dirigenti scolastici e professori, troppo spesso bistrattati. Altro aspetto particolarmente rilevante è quello della condotta. Il voto di condotta che torna a fare media alle scuole medie, che incide sui crediti per la maturità. Che non soltanto porta alla bocciatura con il 5, ma a essere rimandati con il 6 in condotta, e questo dà la possibilità anche al docente di non fare una scelta tranchant, no? O ti boccio oppure ti salvo, ma vediamo di recuperarti, ma recuperarti con l'impegno.